Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo ciclo di Super Quark che anche quest'anno cercherà di esplorare non soltanto la natura ma il mondo della scienza, della tecnologia, dell'archeologia e andremo alla scoperta di moltissime altre cose. Vediamo subito il sommario di questa prima puntata che potrà darvi anche meglio l'idea di delle cose nuove che vedrete quest'anno. Partiremo con un filmato naturalistico, ma molto diverso dal solito. Sarà qualcosa a metà strada tra il documentario e la fiction. Una storia di leopardi raccontata da tre personaggi che interpretano se stessi come in un film. Vedrete tra poco meglio di cosa si tratta. Andremo poi alla scoperta della Siena sotterranea, una rete sotterranea di decine di chilometri costruita da ingegneri pre-leonardeschi oltre mezzo millennio fa, un'opera che ancora oggi stupisce per la sua precisione millimetrica. Tornerà naturalmente la scienza in cucina che stasera si occuperà di un cibo miliardario, il tartufo. Vedremo poi da vicino il progetto del gigantesco ponte sullo stretto di Messina, in cui i piloni dovrebbero essere più alti della Torre Eiffel, spesa prevista 8.000 miliardi. Avremo poi una nuova rubrica, come nasce un oggetto, e stasera vedremo come nasce un casco da motociclista. Seguirà un'altra nuova rubrica, un viaggio alla scoperta del cervello umano. Ogni settimana esploreremo un aspetto di questo straordinario nostro cervello in compagnia di un neurofisiologo. Stasera vedremo la sua struttura intima. Terremoto, vedremo perché l'Italia è così colpita dai sismi e soprattutto cosa si può fare per difenderci dai terremoti futuri. Infine, il parto indolore, come funziona la cosiddetta epidurale, che è la più efficace delle anestesie per il parto e perché è così poco diffusa in Italia. Ma cominciamo stasera con una grande impresa spaziale che è appena iniziata e che non potevamo ignorare nella nostra trasmissione, cioè quella della sonda Cassini, che è partita qualche giorno fa con destinazione Saturno. Ormai siamo abituati a vedere partire delle sonde, dei satelliti, ma questa è un'impresa davvero molto speciale. Per capirlo basta pensare al suo costo, 6.000 miliardi. Quando i tecnici hanno pigiato il bottone del via avevano il batticuore non solo per il carico di plutonio che la sonda portava con sé, ma per il valore degli strumenti a bordo, una strumentazione preziosissima, in parte tra l'altro realizzata anche da industrie italiane. Guai se il lancio fosse andato male. La Cassini è la più importante missione di fine secolo che oscura tutte le altre per costi, tecnologie e ambizioni. Lorenzo Pinna ci spiega perché. L'ultima grande missione interplanetaria di questo secolo è partita. La sonda Cassini-Huygens, appollaiata in cima a un potentissimo razzo Titan 4 Centauro, si è sollevata dalla rampa 40 di Cape Canaveral con destinazione Saturno, il pianeta degli anelli, che raggiungerà fra 7 anni e dopo aver percorso oltre 3 miliardi di chilometri. Nell'ottobre di 40 anni fa, era il 1957, un altro lancio storico. Dal centro spaziale di Baikonur si alzò il razzo che mise in orbita lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale della Terra, grande poco più di un pallone da calcio e pesante un'ottantina di chili. Rimase in funzione solo per 21 giorni e non si spostò da un'orbita molto bassa. Non fu protagonista di scoperte sorprendenti, ma segnò una tappa straordinaria, l'inizio dell'era spaziale. Oggi, 40 anni dopo, l'uomo ha già esplorato il Sistema Solare, ha messo il piede sulla Luna e si appresta, con sonde come la Cassini, a studiare più approfonditamente pianeti già visitati da reporter cosmici meno sofisticati come Pioneer e Voyager.
6 tonnellate di apparecchiature, di computer, di motori, di antenne e ben 18 strumenti per indagini scientifiche sono in volo verso le parti più lontane del Sistema Solare. Ma la rotta che sta seguendo la Cassini non è diretta. Anzi, in questo momento si sta dirigendo verso la parte opposta, verso Venere, cioè l'interno del Sistema Solare. Con un primo passaggio radente vicino a questo pianeta nell'aprile del 1998, la Cassini acquisterà velocità grazie al calcio gravitazionale ricevuto. In un secondo passaggio, nel giugno del 1999, un altro calcio ne incrementerà di nuovo l'andatura. Ma questo non basterà ancora. La Cassini, per poter raggiungere Saturno, avrà bisogno di un calcio gravitazionale dalla Terra nell'agosto 1999 e un altro dal pianeta gigante Giove nel dicembre del 2000. La Cassini è una missione congiunta della NASA e dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. A bordo della sonda si trova un modulo chiamato Huygens, costruito dall'ESA, destinato ad esplorare una delle lune più misteriose del Sistema Solare, Titano. Quando nel 2004 la Cassini entrerà in orbita intorno a Saturno, iniziando uno studio approfondito che durerà 4 anni, la sonda Huygens verrà sganciata e si tufferà nell'atmosfera di Titano a 20.000 km orari, cominciando una violenta frenata. Quando ormai il contatto con la superficie sarà vicino, la sonda abbandonerà il suo guscio protettivo e comincerà le misurazioni a una quota di circa 120 km. Dopo 2 ore di lenta discesa, la Huygens toccherà ormai a 20 km orari il suolo. Finirà in un oceano di metano liquido o su iceberg di ammoniaca? E cosa ci racconteranno gli strumenti di bordo su questa luna che, come la Terra, possiede un'atmosfera? La temperatura, forse di meno 200 gradi centigradi, rende impossibile la vita, ma gli scienziati ritengono che i composti chimici come il metano e gli altri idrocarburi siano simili a quelli presenti sulla Terra di 4 miliardi di anni fa. Su Titano, il brodo primordiale dal quale nel nostro pianeta è nata la vita, è stato per così dire conservato in frigorifero, e gli scienziati sono molto curiosi di sapere com'era fatto. Nel frattempo, la sonda madre, rimasta in orbita, scatterà oltre 300.000 foto di Saturno, dei suoi anelli e delle 18 lune, nella speranza di chiarire alcuni enigmi che le precedenti brevi visite delle Voyager non sono riuscite a svelare. Uno degli interrogativi più affascinanti riguarda gli spettacolari anelli di Saturno. Come fanno a mantenersi in equilibrio? È noto che questi dischi sono formati da frammenti di roccia e ghiaccio, i più grandi delle dimensioni di un'automobile. Anche la numerosa famiglia di lune che orbita intorno a Saturno riceverà le dovute attenzioni. Si tratta infatti di una famiglia molto variegata. In 4 anni, dal 2004 al 2008, la Cassini circumnavigherà il sistema di Saturno per ben 75 volte e sicuramente molti segreti di questo pianeta saranno spiegati. Anche se, come capita sempre in queste missioni, sorgeranno nuovi enigmi che richiederanno altre visite. Costata oltre 6.000 miliardi di lire, la Cassini rappresenta però l'ultima e la più cara delle grandi missioni come le Viking, le Voyager o la Galileo, dove l'importante non erano i costi, ma la quantità e la qualità degli strumenti scientifici. Oggi il modello delle sonde future è quello della Pathfinder, recentemente atterrata su Marte con il piccolo fuoristrada Sojourner. Un robot dagli obiettivi limitati, di costruzione più semplice, con meno strumenti e soprattutto dal costo contenuto. Bene, veniamo al filmato naturalistico di stasera. Abbiamo pensato di iniziare questo nuovo ciclo con un filmato molto particolare, lo vedrete, qualcosa a metà strada tra il documentario e la fiction. È una storia di leopardi, una storia vera ripresa nella savana in Sudafrica, e racconta la vita di una femmina di leopardo filmata insieme alle sue varie cucciolate nel corso di molti anni e parla dei problemi che deve affrontare per allevare i piccoli. Il leopardo è un animale fortissimo, è uno dei 5 grandi dell'Africa, ma anche il leopardo, lo vedrete, ha i suoi nemici, i leoni in particolare, ma anche l'uomo naturalmente. Il racconto è stato arricchito da un copione di tipo cinematografico che consente di vivere la vicenda un po' come un film, grazie a ricercatori che in parte interpretano se stessi, in parte creano un intreccio narrativo che accompagna l'azione. Vivere con i leopardi, questo è il titolo dell'opera, ha avuto molto successo nei paesi in cui è stato trasmesso. È certamente una formula nuova e vedremo come sarà accolto anche da voi.
Oggi vedremo la prima parte, venerdì prossimo la seconda. Quindi vi lascio in compagnia dei leopardi, noi ci ritroviamo più tardi per le nostre rubriche e i nostri servizi. Solitario, silenzioso, intelligente, adattabile. Con la velocità del fulmine ha la forza di sopraffare una preda perfino più grande di lui. Non c'è da meravigliarsi se molti l'hanno definito il perfetto predatore. Vidi il mio primo leopardo con mio padre quando avevo 2 anni. Fui affascinato da questi animali tutta la vita e li ho inseguiti con la telecamera, la barca, la canoa, il fuoristrada e a piedi. Ho trascorso numerose e lunghe notti ad osservarli insieme al mio amico e battitore Elmon Mlongo. Abbiamo passato anni a studiare questi felini e oltre 30 esemplari sono stati ripresi. Ma c'è un leopardo che ha un valore del tutto speciale per noi. L'abbiamo seguita per 12 anni. L'abbiamo chiamata Manana, che in lingua Shangan significa madre. Un nome di rispetto che si dà a chi ha avuto molti cuccioli. Lei ci ha entusiasmato, affascinato. Ci ha fornito informazioni, ma soprattutto ci ha ispirato. Questa è la sua storia. Manana era una meravigliosa cacciatrice. Utilizzava una strategia per il facocero, un'altra per il cefalofo, una terza per l'impala. Eccezionale, efficiente. Una perfetta predatrice. Per essere più vicini al luogo dell'azione, approntammo un campo presso il Niatini, un fiume prosciugato nel cuore del territorio di Manana. Realizzai che questa era un'opportunità unica per vivere il più vicino possibile a quest'animale dall'incredibile bellezza. Avevo il dovere nei confronti delle generazioni future di registrare ogni dettaglio della sua vita, perché è solo attraverso la conoscenza che possiamo comprendere. Ed è solo comprendendo che possiamo tornare a sentirci parte del nostro pianeta. Sapevo che questo progetto non sarebbe stato completo finché non avessimo trovato qualcuno disposto, dopo una dura giornata di lavoro, ad annotare ogni dettaglio della vita del leopardo. Qualcuno che possedesse disciplina, che non si spaventasse per un attacco di malaria o una febbre improvvisa. Decisi di chiamare una mia amica, Gillian Van Houten. Io facevo la presentatrice per un'importante rete televisiva. Avevo una brillante carriera, ma non mi sentivo appagata. Avevo bisogno di uno stimolo, di qualcosa di diverso, qualcosa che mi desse maggiori soddisfazioni. Poi mi arrivò una lettera in cui il mio amico e realizzatore di documentari, John Barty, mi invitava a unirmi a lui per un progetto su un leopardo presso la riserva Londolozi. D'impulso lasciai il mio lavoro, feci i bagagli, vendetti la mia casa e salii su un piccolo aereo. John Barty, da buon amico, mandò un battitore di fiducia a prendermi all'aeroporto. Io sono Buongiorno, Gillian. Mi chiamo Elmo, molto lieto. La macchina è laggiù. Ah, bene. Ah, finalmente un po' d'aria. Il campo era straordinario. La struttura principale era una casa costruita su un albero e circondata da tende. Funzionale, ma spartana. Era evidente la mancanza di un tocco femminile, così mi ripromisi di apportare qualche piccolo o grande cambiamento. Quasi subito ci muovemmo per raggiungere JV per lo spettacolo notturno del leopardo. Ciao JV! Ciao, come è andato il volo? Benissimo, grazie. Come stanno i leopardi? Ah, stanno bene. Forse stanotte riusciremo a vederne uno. Già durante la mia prima notte avvistammo un giovane maschio di 14 mesi. Si era appena reso indipendente dalla madre ed era stato chiamato facocero perché gli piaceva cacciare i facoceri. E evidentemente quella notte li stava cercando. Ecco,
Prendi il binocolo. Devi guardare al di sopra della linea dei baffi. Vedi? Ha due macchie a sinistra e due macchie a destra. Ah, li vedo, sì. È così che identifichiamo i leopardi. Sono come le impronte digitali. Ogni macchia ha una forma diversa. Ah. Per esempio, vedi, questa è Manana. Appena avvistiamo un leopardo, gli facciamo una foto, così da poterlo identificare attraverso queste piccole macchie qui, al di sopra dei baffi. Annotiamo anche se ha qualche intaccatura sull'orecchio o dei graffi sul naso. Tutta la storia della sua vita è su questa scheda. Studiatele, e se avrai qualcosa da aggiungere ci sarà d'aiuto. Sì, certo. Il facocero scava sempre le sue tane in modo che le sue zanne aguzze vengano a trovarsi di fronte al predatore. Se a questo si aggiunge un carattere coraggioso e irascibile, si ha un avversario molto pericoloso. Amico, mi sembra che cerchi guai. Sta rischiando molto a infilarsi così in quel buco. Lo fa tutte le volte. Ehi, l'ha preso, l'ha preso! E mi sa fega, lì là, là. Qui, qui. Lì là, là. Aina, aina. Accidenti. Fu scioccante vedere un animale prima vivo e un attimo dopo morto. Una scena brutale, agghiacciante. Non avevo mai visto niente di simile nella mia vita cittadina. Mi resi conto che sarebbe stato difficile raggiungere l'esperienza di JV e di Elmon. Se volevo contribuire a questo progetto, il mio impegno sarebbe dovuto essere incondizionato. La mattina dopo, all'alba, eravamo in cerca del nostro facocero e, indovinate un po', era di nuovo a caccia di facoceri. Il leopardo viene definito il perfetto predatore. Possiede un udito e una vista eccezionali e un buon olfatto. La velocità, la forza e l'abilità nell'arrampicarsi lo rendono un provetto cacciatore. A 14 mesi, Facocero era già indipendente e autosufficiente. Nessun altro grande predatore è in grado di eguagliarlo in così giovane età. Durante la notte aveva imparato una lezione importante. Fu rapidissimo nel portare la sua preda al riparo su un albero. La riserva di Londolozi si trova nel nord-est del Sudafrica, al confine con il famoso Parco Nazionale Kruger. È solcato da letti di fiumi prosciugati, ha alti alberi frondosi e boscaglie. In mezzo al territorio di Manana si trova il Mashabin, che in lingua Shangan significa il fiume di sabbia. È stato lì che una mattina l'abbiamo vista che chiamava. Urile che? Ya! Banana, Che cosa significano quei versi? Sta cercando un maschio e di nuovo in estro. Come fai a saperlo? Quando i cuccioli abbandonano la madre, lei si riaccoppia e se saremo fortunati fra 3 mesi avremo un'altra cucciolata. Ah! Allora devo annotare la data. Ma quando sarà? Credo che ci siano buone probabilità a partire da stanotte. Filmare la sequenza dell'accoppiamento dei leopardi era quello che aspettavo da tempo, ma finora mi era sempre sfuggito. Bene così. Adesso dobbiamo fare un altro buco qui sotto. Va bene. Sembra interessante. A che serve?
Elmon pensa che se utilizziamo i teleobiettivi e rimaniamo ben nascosti, potremo riprendere l'accoppiamento. Ah, certo. Se mi porti la tua macchina fotografica, faccio un buco su misura per l'obiettivo. Ok. Per J.V. e Elmon, che avevano tentato molte volte senza successo, questa era la giusta ricompensa. Io annotai la data dell'accoppiamento. Secondo gli studi più recenti, dopo 100 giorni avremmo dovuto avere una nuova cucciolata. Dai miei calcoli, sarebbe dovuto avvenire il 13 agosto. Mi domandavo se sarebbero stati maschi o femmine. Normalmente una cucciolata è costituita da due piccoli, un maschio e una femmina. In qualche caso possono arrivare a tre. Ormai conoscevamo ogni centimetro del territorio di Manana e i suoi confini. Poco più di 22 chilometri quadrati. Il suo territorio confinava a nord con il fiume di sabbia. Sia i maschi che le femmine difendono il proprio territorio attraverso l'uso di espedienti visivi, vocali e chimici. Un liquido bianco spruzzato su alberi e cespugli invia un potente messaggio chimico a tutti gli altri leopardi. Questo territorio è occupato. Un giorno trovammo un leopardo femmina che si era spinta all'interno del territorio di Manana. Sembrava molto tranquilla. Quale femmina è? Si tratta della figlia della prima cucciolata di Manana, quindi lei è la sorella di Facocheo. Subito dopo apparve sulla scena Manana. Il suo nervosismo era evidente. Per quale ragione è così aggressiva? Vedi, qui siamo all'interno del territorio della madre. Immagino che sia stata la figlia a uccidere la preda e che la madre non tolleri l'intrusione. Ero affascinata da quel confronto e cominciavo a comprendere quale forte stimolo rappresentasse il territorio. Brava, come si è difesa! Già. Osservando la maestosità con cui la figlia lasciava il territorio della madre, decidemmo che il nome Ngwasi, coraggiosa, sarebbe stato appropriato. Il 13 agosto arrivò e passò. Cominciamo a controllare alcuni dei rifugi preferiti da Manana, nella speranza di riuscire a trovare traccia dei cuccioli. La madre è solita spostarli frequentemente da una tana all'altra, per evitare che eventuali predatori rivali possano localizzare il rifugio e uccidere i piccoli. Un giorno Elmon individuò tracce che andavano e venivano da un rifugio denominato Tuguan Rocks. Potevano significare soltanto una cosa. Decidemmo di tentare la sorte dopo il tramonto. Quasi sicuramente lei si trovava in quel rifugio e infatti facemmo centro. Quando
quanto avranno quei cuccioli? Un gacchi massico un cinguana. Dai, che masco ma bere. Dovrebbero avere dai 3 ai 4 giorni, hanno ancora gli occhi chiusi. Sono così carini. Osservando quei due cuccioli indifesi era difficile credere che un giorno si sarebbero trasformati in perfetti predatori. Quella notte mi buttai sul letto esausta, ma elettrizzata all'idea di poter osservare e annotare la crescita di una cucciolata. La sfida successiva consisteva nel fotografare i cuccioli nella tana. Ci saremmo dovuti avvicinare mentre la madre era fuori a caccia. Un tentativo a dir poco azzardato. Qui ci sono tracce fresche di un cucciolo. È vero. È meglio che sali su questa roccia. No, ma non va un sacco. Un leopardo femmina che ha i cuccioli è l'animale più pericoloso della macchia africana. Essa può anche cedere una preda a una iena o a un leone, ma difenderà i suoi piccoli fino alla morte. Uno dei cuccioli, udendo i movimenti sulla sabbia, mi scambiò per sua madre. Uscì per succhiare il latte, ma realizzò di aver sbagliato e dopo aver soffiato come un vero leopardo si nascose fra le rocce. Il mio cuore batteva all'impazzata mentre mi avvicinavo alla tana. Non dimenticherò mai lo spettacolo di quegli occhi grigio-azzurri che mi scrutavano. È stato un momento magico. Madonna figa. Andiamo. Muoviamoci, muoviamoci. Arrivammo alla macchina giusto in tempo per vedere la madre che rientrava nella tana. Accorgerà che ci siamo avvicinati. Probabilmente avvertirà il nostro odore, ma dato che i cuccioli sono lì, non si preoccuperà. Erano già passati 6 mesi da quando avevo lasciato la città. Mi ero adattata bene alla vita spartana ma funzionale e avevo trovato in me una pace dettata dal ritmo della natura, cosa che non avevo mai avvertito in città. I cibi venivano cotti sul fuoco e l'acqua riscaldata in un bidone da 180 litri. Uno degli avvenimenti culminanti della giornata era la doccia, di solito fatta a mezzogiorno, nell'ora più calda. Ecco, ora arriva. Sono pronto. D'accordo. È abbastanza calda? Sì, sì, va bene. Un altro momento importante era quando arrivavano gli ispezioni di film. Tutti si riunivano per vederli. Lo schermo era un lenzuolo e il vecchio proiettore era alimentato dalla batteria di un fuoristrada. Le nostre prime riprese mostravano la crescita dei cuccioli nelle varie tane. Arrivammo alla conclusione che si trattasse di un maschio e di una femmina. Il piccolo maschio era più baldanzoso della sorella, così lo chiamammo Zakisa, che significa felice. La sua sorellina era molto più timida e la chiamammo Lula, per via della sua agilità e leggerezza. Li erano incuriositi da qualunque cosa saltasse, scavasse, strisciasse o volasse. Dal punto di vista fotografico, ti tenevano sempre allerta con le loro stravaganze. Per lo più, il comportamento dei cuccioli è istintivo. Quando la madre porta loro piccole prede, le trascinano immediatamente su un albero.
mentre io registravo alcuni dati, JV e Elmon tornarono alla tana dove quella mattina avevamo visto i leopardi. La madre era andata a caccia e JV e Elmon speravano di fare qualche ripresa nella tana, ma quando arrivarono i cuccioli erano spariti. Dopo anni e anni di lavoro nella foresta si sviluppa un sesto senso, un istinto. Quel giorno avvertì che qualcosa non andava. Decidemmo di avvicinarci a piedi. Quando ti trovi in un grosso pasticcio, è bene avere accanto qualcuno in gamba. E nessuno era migliore di Elmon Longo. Jill! Vieni, presto, Jill! Sì? Un leone ha ucciso uno dei cuccioli. Oh, no! Quale? Non lo so, andiamo a vedere. No, mi dispiace. Già. Prendi la telecamera. Certo. Andiamo. Sì. Ah, porta anche da mangiare e da bere, staremo fuori tutto il giorno. Va bene. Non dimenticherò mai la scena vista alla tana. Manana era tornata e aveva depositato il cucciolo morto su un ramo di un ebano gigante. È Tsakiza. Ha ucciso Tsakiza. Sì, quella lassù è Lula. Più tardi Manana trasportò il piccolo al Mashabin, dove assistemmo a una delle più macabre ma affascinanti scene che abbia mai visto. Cominciò a seppellire parti del cucciolo. Si trattava di una tumulazione, non c'erano dubbi. Quando un predatore ha un alto tasso di adrenalina o quando è sotto forte stress, può rivolgere la sua aggressività verso un altro obiettivo. Essere aggrediti da due felini africani in un giorno era abbastanza. Decidemmo di tornare al campo.
Sebbene Manana avesse seppellito il suo piccolo, non sembrava rassegnarsi alla perdita. Strappava il cuore sentire i suoi lamenti, il profilo stagliato contro lo sfondo del sole africano. Facocero era ormai un magnifico leopardo maschio di 20 mesi. Le sue tecniche di caccia miglioravano continuamente, anche se la scelta delle prede era talvolta un po' ambiziosa. La sua preda preferita rimaneva il facocero e io trattenevo il respiro ogni volta che si avventurava in una tana. Poi un giorno un grosso esemplare lo azzannò, ferendolo sul dorso. Pensammo che sarebbe stata una buona lezione, ma il giorno seguente catturò il più grosso facocero che avessimo mai visto. Un giorno vedemmo Manana che scrutava il paesaggio nebbioso. Aveva avvistato un branco di impala. Manana era la più abile cacciatrice che avessi mai visto. Non cacciava mai due volte nello stesso modo. Utilizzava svariate tecniche. Un metodo per i facoceri, uno per i cefalofi, un altro per i raficeri. Quel giorno era l'inseguimento degli impala. Il nostro problema principale era trovare una postazione da cui poter filmare senza disturbare la caccia. In quell'occasione fece una cosa interessante. Dapprima si mostrò agli impala, terrorizzandoli. Poi corse in circolo davanti al branco in fuga. Gli impala non capivano dove fosse, e nemmeno noi. Infine si scagliò come una freccia dall'erba e attaccò alla gola. La cosa che mi colpì fu il silenzio. Niente uccelli, né insetti, né rane, solo il silenzio per l'ultimo istante di vita dell'impala. Era stata perfetta. Non appena scomparve nella boscaglia insieme alla sua preda, la vita tornò alla normalità. La mattina seguente, Manana e Lula avevano trasportato la preda su un grosso biancospino. Quando Lula strappò il pelo della vittima e questo volò nella macchina, provai un senso di complicità con Manana e Lula. Era quasi come se avessero condiviso i loro segreti, le loro vite e perfino le loro prede con noi. Guardate, sta arrivando una iena. Manana aveva una tale esperienza che spostava la carcassa in un punto più sicuro dell'albero ogni volta che Lula rischiava di farla cadere. Oggi la iena deve accontentarsi delle briciole. Bene, professor Mainardi, tanto ben ritrovato. Abbiamo visto questo nuovo esperimento, per così dire, di documentario in cui la fiction un po' si mescola per dare una narrazione un po' più attraente. Lei come giudica questo nuovo modo di fare natura col film? Io sono molto affezionato ai documentari, però mi sembra una strada percorribile, anzi magari
fa vedere anche meglio da un certo punto di vista. L'importante è che l'informazione sia corretta, che gli animali siano rispettati, e allora se riesce a insegnare magari anche a più gente, ben vengano anche questi Bene, metodi. Lei ha scelto qui, come sempre, tre filmati che servono un po' per spiegare meglio certi comportamenti che sono apparsi nel documentario. Il primo è il riconoscimento degli animali fatto dai ricercatori. Sì, infatti è una metodologia sempre più usata, quella di prendere delle fotografie e fare delle sorte di carte d'identità, traendone dei disegni con le macchie caratteristiche, con le cicatrici. E quello che volevo dire è che questo metodo, che funziona molto bene per noi per riconoscere i leopardi, per esempio, non è assolutamente il metodo che un leopardo utilizza per riconoscere un altro leopardo. Loro non utilizzano certamente le macchie, ma altre caratteristiche, soprattutto di ordine olfattivo, odori, oppure quando si trovano lontani anche i ruggiti, i suoni sono molto importanti, ogni animale vocalizza in un modo diverso. C'è forse un'eccezione che è quella delle zebre, che infatti sembrano riconoscersi quando sono piccole attraverso le strisce materne. È proprio così. In questo caso l'etologo e la zebra usano gli stessi parametri per riconoscersi. Bene, c'è un secondo filmato che lei ha scelto e che spiega una cosa molto interessante, che riguarda, per così dire, un istinto del leopardo. Io volevo dire questo. Il leopardo, forse tra tutti i felini, è quello che vive più sugli alberi. Sugli alberi riposa, si protegge dagli eventuali nemici e soprattutto porta sulle prede. Per cui ha scritto dentro proprio questa tendenza ad andare sugli alberi. Ora io ho scelto un comportamento che ho trovato, ecco qui, questo è un giovane leopardo che preda per le prime volte. Ha preso una preda molto piccola, eppure noi vedremo la porta ugualmente sull'albero. La porta sull'albero perché proprio gli urge dentro questa necessità. Potrei dire che è un istinto non ancora calibrato dall'esperienza, perché certamente quando sarà diventato più maturo porterà le prede grosse, ma le prede piccole indubbiamente le consumerà subito sul terreno. Per cui vediamo qui ancora un istinto allo stato puro. Ecco, un istinto allo stato puro che mostra come c'è proprio una sequenza di comportamento che è dettata automaticamente dai geni. È dettata dentro e qui si vede molto bene, è una bella scena. C'è un'ultima sequenza che lei ha scelto che riguarda la territorialità invece. Noi qui vediamo già intanto un leopardo che marca con le unghie il territorio, poi lo vediamo marcarlo anche con l'urina. Quello che volevo dire è che questi grandi predatori sono sempre molto rari, hanno una distribuzione puntiforme su un territorio molto grande, e questo proprio perché ogni individuo è proprietario di un'area che ha delle dimensioni che non sono casuali, ma sono le dimensioni per cui l'individuo può prelevare le prede senza depauperare l'habitat. Quindi quando ci vuole un equilibrio che qui vediamo viene mantenuto. Quando diventano adulti nasce una forte aggressività che non porta a delle gerarchie, ma porta invece alla fuga di quello che viene sconfitto. E questo è un meccanismo a priori molto saggio per mantenere un sano equilibrio tra prede e predatori. In questo senso i leopardi sembrano essere più saggi di noi per mantenere il controllo della popolazione. Lo fanno a priori invece che a posteriori. Grazie professore. In questo numero. Il mondo sotterraneo di Siena, un capolavoro dell'ingegneria del Medioevo per alimentare la città di acqua. È bitorzoluto e si nasconde sottoterra, ma in tavola il tartufo diventa un diamante. Il ponte dello Stretto di Messina sarà sicuro? Dietro le quinte di una grande sfida tecnologica. Protegge chi va in moto, in bicicletta, chi fa gare in automobile. Deve essere leggero e assorbire gli urti. È il casco. Alla scoperta dell'oggetto più prezioso e complicato dell'universo a noi conosciuto, il cervello umano. Terremoti d'Italia. Cosa può fare la scienza per arginare gli effetti catastrofici dei terremoti? Epidurale. Tutti i segreti del parto senza dolore. Ci sono opere del passato che ci stupiscono per la loro precisione e per la difficoltà tecnica e che ingegneri e architetti sono stati capaci di realizzare senza disporre dei mezzi che noi conosciamo oggi. Tra poco vedremo un'opera per nulla appariscente, anzi invisibile perché sta sottoterra,
ma che stupisce per la sua precisione. È stata costruita a Siena da ingegneri idraulici, cosiddetti pre-leonardeschi, tra il 1100 e il 1400. Si tratta di ben 25 chilometri di gallerie, più tutte le diramazioni, che corrono sotto la città, un po' come una metropolitana, per portare acqua ovunque, sfruttando una pendenza minima, pensate, solo dell'1 per 1000. Una rete che ancora oggi, dopo più di mezzo millennio, è quasi in perfetto stato. I nostri inviati sono andati a esplorarla. C'è un volto di Siena che a parte i senesi solo pochi conoscono e che si nasconde sotto i piedi delle migliaia di visitatori che vengono qui ogni anno. Questa splendida città d'arte infatti nasconde e conserva da secoli uno straordinario capolavoro dell'ingegneria idraulica realizzato tra il Medioevo e il Rinascimento. È un complesso sistema di cunicoli sotterranei, se volete sono come degli immensi serpenti sepolti le cui teste emergono in corrispondenza di altrettante fonti, come questa, che è forse la più famosa. È stata chiamata Fonte Gaia per ricordare la gioia dei senesi quando finalmente l'acqua arrivò al centro di Siena. In effetti a Siena l'acqua è stata per secoli una rarità. Altrove le città sorgevano lungo i fiumi o i torrenti, a Siena invece non ci sono corsi d'acqua. Così si è deciso di fare il contrario, cioè di far entrare in un certo senso i torrenti in città scavando dei tunnel sottoterra. È il mondo sotterraneo dei bottini, come li chiamano qui, un mondo che ora esploreremo e un'entrata si trova proprio tra i tavolini di questo bar. Eccola, i lavori cominciarono nel 1100 e proseguirono fino al 400. Questo labirinto sotterraneo è stato progettato così bene che funziona ancora oggi. È un complesso sistema di cunicoli e piccoli canali che si estende per oltre 25 chilometri sotto Siena. Insomma, è un po' come esplorare il sistema circolatorio della Siena antica, un sistema circolatorio sepolto con vene, capillari e anche arterie. E il cuore, per così dire, erano delle sorgenti fuori città. È un patrimonio che il comune di Siena ha intenzione di rivalorizzare. I cunicoli sono bassi e questo perché in passato la statura media era inferiore alla nostra. E questi corridoi, questi cunicoli sono stati scavati dentro l'arenaria. In pratica questo era il fondale di un mare preistorico. Qui 3 milioni di anni fa c'era il mare e si vedono ancora molto bene gli strati di ciottoli che c'erano sulle antiche battigie dell'epoca. La linfa vitale della Siena del passato, eccola qui, scorre in questi canali scavati sul pavimento. Sono i cosiddetti gorelli. Sembra acqua ferma, ma in realtà si sta muovendo molto molto lentamente. In effetti gli ingegneri del Medioevo avevano calcolato una pendenza dell'1 per 1000, in pratica 1 metro ogni chilometro. Insomma, è la gravità il motore di questi antichissimi acquedotti. Nel caso la velocità fosse troppo elevata, esistevano per così dire dei freni ed erano queste curve che rallentavano il corso dell'acqua un po' come le anse di un fiume. Il percorso è costellato di diramazioni, di rami laterali che portavano l'acqua alle varie utenze, cioè ai privati o agli esercizi che ne avevano bisogno, per esempio come le concerie. E l'acqua si pagava molto cara. C'era un sistema davvero ingegnoso per calcolare la bolletta, per così dire. Ecco, vedete, c'era una chiusa ad ogni diramazione con dei forellini. A seconda del diametro dei forellini si capiva quanta acqua era passata. Per esempio, un diametro di 5 mm consentiva un'erogazione di 400 litri di acqua al giorno. E c'era uno strumento per calcolare questo diametro. Eccolo qui. Questo era il contatore, per così dire. Si chiamava dadometro. Su queste targhe del secolo scorso si leggono ancora i nomi dei destinatari e la quantità di acqua che ricevevano. L'unità di misura era il dado e i numeri si riferiscono proprio a questo. Non tutti pagavano, le suore ad esempio erano esentate, come si legge qui. Si sa anche di allacciamenti abusivi o di concessioni per l'uso dell'acqua molto discutibili rilasciate a personaggi eccellenti dell'epoca. L'acqua doveva essere purissima e limpidissima e chi ne verificava la purezza era un corpo speciale, quello dei bottinieri, un corpo che ancora oggi esiste e che ci ha consentito di esplorare questi cunicoli.
Ai bottinieri, allora come oggi, era affidata la manutenzione dei canali. Dovevano verificare che non ci fossero perdite o intoppi e soprattutto liberarli dalle concrezioni. Quest'acqua infatti è ricchissima in calcio e per eliminarlo c'è un sistema semplicissimo quanto geniale. Sono queste vasche, che qui vengono chiamate galazzoni. In queste vasche il corso d'acqua rallenta la sua velocità e si formano automaticamente sulla superficie dei veli durissimi di carbonato di calcio che poi vanno sul fondo. L'acqua a questo punto prosegue la sua corsa ed è naturalmente molto più pura. Lavorare in questi ambienti bui generava molte paure, paure di esseri sovrannaturali o di demoni che secondo le credenze di allora abitavano il mondo sotterraneo. E quindi a intervalli regolari lungo queste pareti erano scavate delle nicchie che contenevano delle madonne, dei simboli sacri, delle croci per proteggere dai pericoli. I bottini erano diretti in punti precisi di Siena, la loro parte terminale infatti corrispondeva sempre a una fonte e vale la pena di uscire in superficie per vedere come l'acqua venisse distribuita e utilizzata. Qui alla Fonte Nuova si può vedere ancora molto bene come si fossero organizzati i senesi. In passato infatti nessuno aveva l'acqua corrente in casa, bisognava venire qui alla fonte con delle brocche e dei secchi. L'acqua era un bene molto prezioso e ogni spreco, ogni abuso veniva severamente punito. Infatti qua c'erano sempre delle guardie armate che vigilavano. L'acqua passava in tre vasche successive. La prima era per gli usi umani, cioè serviva per bere, per cucinare, eccetera. E oggi ci sono dei pesci. Quest'acqua poi passava in una seconda vasca, che serviva per far abbeverare gli animali e che oggi non c'è più. Da questa seconda vasca l'acqua passava a una terza, usata come lavatoio, e si vede ancora bene il piano dove si lavavano i panni. C'era la pena di morte per chi non rispettava quest'ordine e non solo. Si sa anche di una donna che tentò di avvelenare l'acqua dei bottini. Fu scoperta, processata e poi venne portata in piazza dove fu scorticata viva e poi bruciata. I bottini furono usati fino agli inizi di questo secolo, ma poi ad un certo punto l'acqua cominciò a entrare nelle case degli abitanti di Siena grazie all'acquedotto comunale e fu la fine dei bottini e di tutto questo mondo sotterraneo che fu lentamente abbandonato. E ora vedremo cosa sta accadendo a uno di questi bottini, la cui entrata, lo vedete, è qui alle porte di Siena. Lentamente la natura si sta riappropriando di questo mondo sotterraneo con il calcio delle sue acque e lo spettacolo è davvero straordinario. Le pareti si sono tutte ricoperte di uno strato durissimo di carbonato di calcio e il letto silicidio ha formato migliaia di piccole stalattite che si stanno ingrandendo sempre più. Poi ci sono delle strane concrezioni a forma di velo, sembrano quasi le code seghettate di coccodrilli. Insomma, sembra quasi di esplorare una barriera corallina. Le concrezioni avvolgono ogni cosa, persino qualche insetto venuto qui a passare l'inverno. Insomma, sotto Siena, all'interno di un capolavoro creato dall'uomo, sta prendendo forma lentamente un altro capolavoro creato dalla natura, destinato a diventare sempre più bello e affascinante anno dopo anno, secolo dopo secolo. Ed eccoci alla Scienze in Cucina. Questa sera parleremo del più costoso, del più prezioso alimento delle nostre tavole. Professor Cannella, il tartufo. Buonasera. Lei ne ha portati qui vari campioni, ha riempito questo studio. Il profumo. Ogni tanto ben ritrovato. Grazie. Innanzitutto, questo nome tartufo da dove viene? Viene dal latino terre tufer, che significa tubero di terra, e fin tanto che noi non abbiamo capito che si trattava di un fungo sotterraneo,
i romani, per esempio, pensavano che si formasse a seguito delle saette di Giove lanciate sulla terra. Oh, lei ha portato qui tre tipi di tartufo più rappresentativi. Ce li vuole presentare? Diciamo, il tartufo con la T maiuscola è questo, il tartufo bianco, che quello è il d'alba. Tartufo piemontese. Poi c'è questo, il tartufo nero, il tartufo di Norcia. E poi c'è il tartufo cosiddetto estivo, o scorzone per questa sua scorza pronunciata, che si trova, diciamo, un po' dappertutto in Italia, e più che altro questo è il tartufo anche francese. Oh, naturalmente riuscire a coltivare tartufi è un po' come coltivare oro. Dato il valore commerciale. Cioè, a che punto siamo? E col tartufo nero i risultati sono sicuramente buoni, perché parte anche della produzione, viene dalla coltivazione. Per tartufo bianco è molto più difficile. Però quello che si è riusciti a fare è di coltivare, per così dire, coltivare il profumo o renderlo artificiale, trovare il modo. Qui abbiamo il modellino del profumo del tartufo bianco, possiamo vedere che ci sono due molecole di zolfo nella molecola, e questo ci dimostra per esempio che l'aroma del tartufo bianco, il profumo del tartufo bianco, sta bene per esempio con il burro senza altre aggiunte, mentre il tartufo nero, che è l'odore legato a una molecola di tipo steroideo, per perdere il muschiato ha bisogno per esempio dell'aggiunta di olio, di aglio. Senta, ci sono però persone a cui il tartufo proprio dà fastidio. È questione di olfatto. Perché hanno il gusto un po' di benzina. Però questo profumo artificiale è stato usato in commercio per fare oli, per fare altri e tipi. E anche per riattivare... Rivitalizzare, diciamo, dei tartufi che magari sono un po' di anemici. Minore importanza, che vengono chiamate tarfezie. Ora, dal punto di vista poi dell'utilizzo del tartufo, una delle cose è che questo aroma, che è così evanescente, un po' quasi come un fiore che appassisce rapidamente, per conservarlo come si può fare? Diciamo che l'industria lo conserva facendo la cosiddetta congelamento rapido del tubero, ma non, il privato non lo può fare questo discorso, e allora si cerca di prevenire, uno, la perdita dell'aroma, cercando di coprire o con della carta inumidita o con della stagnola e tenerlo il più possibile al buio, al freddo, simulando le condizioni che aveva finché era sottoterra. Ecco, e poi anche evitare che si decomponga. Perché all'interno ci sono muffe, microorganismi che tendono a fare, diciamo, i competitori con noi nel mangiarsi. Senta, un'ultima domanda rapidamente. Ma è vero che ha proprietà afrodisiache? Nessuno lo ha mai dimostrato, però è stata la fortuna del tartufo a fine dell'Ottocento il diffondersi di questa fama di essere afrodisiaco, al punto che degli studiosi hanno detto che in determinate condizioni e circostanze ambientali può rendere le donne più affettuose e gli uomini più amabili. E noi ci possiamo anche credere. Sì, anche perché se si spende tutti questi quattrini bisogna crederci. Coltivare questa illusione, certo. Grazie. I cibi come il pepe o il peperoncino non bruciano la bocca perché hanno un sapore piccante. Bruciano perché contengono una sostanza, la capsaicina, che non si limita a stimolare i recettori del gusto. La capsaicina, infatti, stimola anche altri recettori presenti sulla lingua, quelli che normalmente ci avvertono che qualcosa scotta oppure ci sta pizzicando. Da qui il bruciore. Solo pochissime sostanze in natura sono capaci di ingannare il nostro gusto come sa fare la capsaicina. Un'altra è il mentolo, che stimola sia i recettori del caldissimo sia quelli del freddissimo, dandoci così la sensazione di quasi troppo intensa freschezza. Questo è il ponte di oltre 3 km di lunghezza progettato per unire la Sicilia alla Calabria sullo stretto di Messina. Di questo progetto definitivo realizzato da una società a capitale pubblico si è parlato parecchio in questi giorni. È un'opera colossale destinata a durare, dicono gli esperti, nei secoli e addirittura nei millenni. È progettata per resistere a tutto, ai venti più violenti,
a scosse di terremoto superiori a quelle che distrussero Messina nel 1908 e persino, dicono gli esperti, a onde d'urto di una bomba atomica che esplodesse a 500 metri. Queste due torri sono altissime, 376 metri. Per avere un'idea di cosa significa, basta pensare, è come se la Torre Eiffel avesse in cima un palazzo di 25 piani. E poi è tutto gigantesco, qui ci sono dei cavi immensi, due coppie di cavi che tengono in sospensione il ponte a campata unica. Ed ecco qui una sezione di uno di questi cavi. Ha un diametro di 1,24 m, all'interno, come vedete, ci sono dei fasci compatti di fili d'acciaio, se ne contano 44.000 di mezzo centimetro. Insomma, qui tutto è gigantesco, è un'opera sulla quale per 40 anni si è discusso, che ha mobilitato commissioni internazionali per esaminare anche il fattore sicurezza. Ora tutto è pronto, restano da trovare 8.000 miliardi. Gian Gipoli è andato a vedere da vicino come si presenta quest'opera faraonica. Ci stiamo avvicinando al ponte sospeso dello Stretto di Messina, la cui costruzione è finita da poco. Ci stiamo dirigendo adesso verso il pilone della costa siciliana e si vedono benissimo i laghetti di Ganzirri. Nel 1997, con mare calmo, le auto imbarcate passavano lo Stretto in 20-30 minuti, senza contare il tempo perso nelle attese di imbarco. Oggi ci mettono 3 minuti e Reggio e Messina sono praticamente una sola città. Nel 97 per i treni, con tutte le loro manovre, il tempo minimo era di 1 ora e 35, come se le due città distassero 180 km. Le società dei traghetti non sono affatto fallite o andate in perdita come si prevedeva nel 1997. I traghetti trasportano felicemente container su altre rotte. Ecco, siamo vicino al ponte in Calabria. Quello laggiù è il pilone della costa siciliana. Questo, alla mia sinistra, dietro di me, è il pilone della costa calabra. Oggi sul ponte transitano 120 treni e circa 40.000 veicoli, ma nel futuro potrebbero essere 140.000. Nei suoi primi anni il ponte si sta comportando bene. Questa è in realtà una cronaca, anzi una favola che viene dal futuro. Oggi il ponte non c'è ancora. C'è un progetto di massima, definitivo, ma si dovrà stabilire se il ponte si farà, quando si farà e chi lo farà. La storia del ponte è veramente un'annosa vicenda, tanto annosa che io già nel 64, quando lavoravo per Cordialmente, che era un programma RAI condotto da Enza Sampo, mi sono occupato del ponte per rispondere a una lettera di un abbonato di Ragusa, il signor Giovanni Poidomani, che ci aveva mandato addirittura un progetto del ponte. Questo progetto, devo dire, che era assolutamente simile a quello del quale noi stiamo discutendo. Signor Poidomani, che mestiere fa? Motorista. Che scuole ha fatto? La quinta elementare, presa a scuola serale. Questi sono due piloni costiere. Quanto sono alti i piloni? 300 metri. Questi sono i tiranti principali che sorreggono il pilone, sorreggono il peso che ha la lungata. Cosa può portare il ponte? Macchine che vengono e vengono e i treni che sono sempre i soliti. Quanto verrebbe a costare? 20 miliardi da me. Pensa che potrebbe essere utile alla Sicilia un ponte come questo? Alla Sicilia escono tutti matti per avere un ponte. Dal tempo del progetto del signor Poidomani, i progetti più o meno realistici si sono moltiplicati a valanga, fino a quello per un ponte sospeso, approvato recentemente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La soluzione ponte sospeso, a detta dei committenti e dei progettisti, presenta, al contrario per esempio del tunnel sospeso in acqua, del quale non c'è altro esempio al mondo, l'indubbio vantaggio di usare una tecnologia ben collaudata dalla costruzione dei molti ponti sospesi presenti nel mondo. Dal Golden Gate Bridge di San Francisco, con la sua campata centrale lunga 1260 metri, qui in costruzione, che fu terminato nel 1937, 31 anni dopo un violento terremoto che aveva colpito la stessa area con intensità maggiore di quello di Messina, al ponte sullo Storebælt, in Danimarca, con una campata centrale di 1624 metri, che sarà pronto l'anno 21. Al ponte sospeso a Kashi-Kaikio, con campata centrale di 1990 metri, che ha resistito perfettamente, pur con uno spostamento della base di un pilone superiore al metro, al violentissimo sisma di intensità 7,2 della scala Richter, che lo ha investito in pieno, devastando anche la città di Kobe il 17 gennaio 1995.
Il progetto del ponte di Messina appartiene alla terza generazione dei ponti sospesi. Per la particolarissima struttura, aerodinamicamente simile all'ala di un aeroplano, dell'impalcato che sostiene il piano viario e ferroviario. L'impalcato è costituito da un cassone centrale fisso, sostenente i binari, e da due cassoni laterali snodati che sostengono il piano viario. Questa forma dà uno spostamento laterale centrale di 9 metri sotto un vento di 223 km l'ora, vento tipico solamente di certi eccezionali tifoni tropicali. 9 metri su 3300 sono uno spostamento laterale inavvertibile. Sullo stretto, venti già eccezionali di 100 km ora provocherebbero uno spostamento di soli 2 metri su 3300. La forma estremamente aerodinamica ha lo scopo di evitare oscillazioni e fenomeni di risonanza che sono avvenuti in ponti sospesi con piani viari a sezione rettangolare o trapezoidale. Molte prove di analisi dei flussi d'aria attorno al modello fisico del ponte sono state condotte nella galleria del vento Pininfarina. Se sarà costruito, il ponte sarà il primo al mondo carrozzato Pininfarina. Per disegnare la sagoma più aerodinamica, il percorso del vento a varie velocità è stato visualizzato con bolle d'elio e luce laser. Qui invece il percorso del vento e le sue caratteristiche vengono visualizzate dal fumo. Il piano viario e ferroviario è dotato di frangivento speciali che assicurano la stabilità e riducono di 2/3 la spinta del vento sugli automezzi e sui treni. Qui si vede nettamente l'arco formato dal vento sopra i modellini di camion. Queste particolari prestazioni assicurano il funzionamento del ponte in ogni condizione atmosferica. In questa simulazione estremamente complessa, per il ponte sono stati usati modelli matematici di altissima risoluzione, per esempio 96.000 equazioni in 96.000 incognite, si vede il modo di muoversi di un tratto di impalcato fra le gambe del pilone, sotto l'azione del vento e di altri fattori. I movimenti trasversali vengono bloccati da una biella speciale collegata al pilone. Il massimo terremoto simulato al computer per il ponte sullo stretto è stato di magnitudo 7,1 della scala Richter, pari a quello di Kobe, ma con ipocentro a soli 15 km. Vediamo qui cosa accade a un pilone del ponte sottoposto ad una accelerazione di 0,64 g imposta al terreno da un terremoto catastrofico di magnitudo 7,1 con ipocentro a soli 15 km. La vetta del pilone, quella che sostiene le funi portanti e che è trattenuta dalle stesse funi, sta praticamente ferma. Si sposta di soli 40 cm su 370 metri. Vediamo cosa accade se due dei cavi minori che sostengono il piano viario e ferroviario vengono tranciati da una bomba o vengono spezzati da un aereo. Si verifica un abbassamento locale che corrisponde ad uno reale di 70 cm, poco avvertibile su un tratto di 60 metri. La struttura dei piloni è composta da pannelli d'acciaio a formare strutture modulari molto rigide. Qui vediamo il risultato di un impatto di un cacciabombardiere su un pilone. La struttura cellulare ha smorzato l'effetto dell'urto. I danni sono relativamente modesti. Per questo progetto è stato elaborato infine un piano di impatto ambientale. Per visualizzarlo, la sagoma del ponte in progetto è stata inserita, dopo rigorosi procedimenti di calcolo proporzionale, in varie fotografie prese da punti significativi. Abbiamo ricercato quei punti e vi lasciamo il giudizio sull'impatto ambientale del ponte. Comincia a questo punto una nuova rubrica che tornerà nelle prossime settimane, dedicata, lo avete visto dai titoli, a come nasce un oggetto. Ogni giorno noi siamo a contatto con una grande quantità di oggetti che fanno parte della nostra vita quotidiana, dalla lampadina al pneumatico, dal disco alla matita. Ma come nascono? Ognuno di loro ha una storia che non conosciamo, ma che è molto interessante. Bene, questa rubrica cercherà proprio di spiegare in un paio di minuti o poco più come da semplici materiali grezzi possono nascere delle piccole meraviglie, così come dalla creta possono nascere delle sculture. Il procedimento è al tempo stesso più semplice e più complicato. Qui sono le macchine a fare quasi tutto. Ma vedrete che questi automatismi hanno un loro fascino. Vi siete mai chiesti, per esempio, come nasce
un casco da motociclista. Ebbene, guardate qui. Il casco nasce da questa miriade di granelli di polistirolo. Le perline bianche sono polistirolo allo stato quasi iniziale, polimeri e vari additivi tra i quali il gas pentano, che preriscaldati in autoclave, poi setacciati in granuli, sono pronti per essere lavorati. Un flusso di vapore fa reagire il pentano dentro le perline, il calore fa espandere il gas e gonfia il polistirolo. Raggiunto il gonfiaggio voluto, le perline vengono raffreddate per mantenere questa misura. Questi stampi d'alluminio trasformeranno le perline di polistirolo in tante calotte, la parte interna del casco. Gli stampi sono pieni di fori sia sulla matrice sia sul punzone. Di lì passerà un nuovo flusso di vapore che, gonfiando ancora le perline, le salderà l'una all'altra. Lo si vede bene in questa calotta che è stata ricavata appositamente da polistiroli di diverso colore. Il polistirolo è preferito al sughero, alla gomma piuma. Rimane sempre il materiale più leggero, resistente e capace di assorbire gli urti. Ma il casco è un insieme di tante parti. Ecco la visiera. Qui le visiere vengono inviate ai bagni che ne aumenteranno trasparenza e resistenza alle graffiature. Il rischio di un casco mal riuscito non può esistere. Ogni pezzo viene duramente collaudato. La testa che sporge è il calco che insieme agli stampi darà la forma al casco. Una macchina potente che ogni volta che si sposta porta con sé la forza di 600 tonnellate. Il casco si ottiene dalla fusione e solidificazione di policarbonati. Questo è il loro aspetto allo stato grezzo. Portati con il calore al punto di fusione, i policarbonati vengono sparati nella macchina di stampaggio. Il casco è ora pronto a contenere tutte le sue altre componenti. Cinghie, mentoniere, calotte di polistirolo vengono aggiunte ancora artigianalmente con un lavoro di precisione. Campioni vengono prelevati a caso per il collaudo finale. Vengono ricreate condizioni limite per misurare la resistenza del prodotto. Il casco, con all'interno una testa d'acciaio di 20 kg, viene fatto precipitare da 5 metri d'altezza. Si simula un urto alla velocità di 50 km all'ora. Questa prova è ancora più dura. Sarebbe meglio non farla mai di persona. Questo è inutile presentarlo, è l'oggetto più prezioso e anche più complicato dell'universo noi conosciuto, è il cervello umano. È qui che nascono idee, musiche, filosofie, ma anche violenze, emozioni, innamoramenti. Nel corso di questa nuova serie di Superquark cercheremo di esplorarlo nelle sue varie parti, compiendo questo viaggio in compagnia di un grande esperto, il professor Pier Giorgio Strata, neurofisiologo all'Università di Torino, che è stato anche presidente della Società Italiana di Neuroscienze. Buonasera professore, allora direi che per prima cosa sarebbe bene presentare il protagonista, questa grande matassa di cellule. Quante sono queste cellule? Si dice che sono più di 100 miliardi. In realtà c'è qualcosa che non tutti sanno. Cioè che sono un poco più di 100 miliardi, ma quasi tutte localizzate in quella struttura posteriore che si chiama cervelletto, che è una specie di computer che controlla il movimento. Poi, il resto è diffuso. Poi sono circa 15 miliardi qui negli emisferi cerebrali e 2 o 3 miliardi nel resto del sistema nervoso. Oh, queste cellule sono piccolissime, naturalmente qualche centesimo di millimetro. Qui abbiamo un modello molto semplificato di un tipo di cellula nervosa. Ce la vuole presentare? Sì, questo modello è enormemente ingrandito rispetto alla realtà. Il corpo cellulare ha le dimensioni di un pallone da calcio con questi prolungamenti che captano i segnali da altre cellule e poi questo unico prolungamento invece che porta il segnale a distanza che su scala è lungo 30, 40 o 50 chilometri. In certi casi può collegare il cervello addirittura con il midollo per certe diramazioni a grande distanza. Certo.
Allora, questa matassa, diciamo, di rete, questa rete nervosa, ha una serie di punti di contatto che sono moltissimi. Quante sono le sinapsi, come vengono chiamate? Sono 1 milione di miliardi. Quindi lei ha un'immagine per dare l'idea di questa cifra? Sì, se noi volessimo saldarle una per una queste connessioni impiegheremmo 30 milioni di anni. Ecco, noi abbiamo preparato una breve animazione che spiega come avviene il passaggio del segnale nervoso da una cellula all'altra. E vediamo proprio qui i punti di contatto, cioè le cosiddette sinapsi. La cellula che trasmette invia sull'altra un rapidissimo spruzzo, potremmo chiamarlo così, di particolari sostanze chimiche. Il tutto avviene in 1 millesimo di secondo. La cellula ricevente reagisce con un impulso elettrico che si dirama nelle terminazioni, provocando altri spruzzi chimici sulle cellule vicine che a loro volta reagiscono con un nuovo impulso elettrico e così via. È in questo modo che il segnale nervoso si propaga nel cervello a velocità altissima, raggiungendo le varie aree. Quello che abbiamo visto, professore, naturalmente è il risultato di una lunghissima evoluzione. Ecco, vogliamo riassumerne le principali tappe? La storia è cominciata 600 milioni di anni fa, quando sono negli esseri pluricellulari comparsa la prima cellula nervosa che era capace di misurare le variazioni ambientali e mandare segnali alla cellula muscolare per permettere all'animale di muoversi nell'ambiente. Quindi è cominciato così il comportamento, diciamo, esatto, in un certo senso. E come sono andate le cose in seguito? Ma per esempio i primi animali vertebrati come i rettili hanno un cervello arcaico con risposte molto istintive, molto sempre uguali tra di loro. Poi con i primi mammiferi si è sviluppata invece un'area che era la base soprattutto delle nostre emozioni, piacere e dispiacere. Questo sistema si chiama sistema limbico. E infine i mammiferi superiori, ma soprattutto nell'uomo, si è sviluppata quella che si chiama la neocorteccia, cioè la parte che ha dato origine alle associazioni di memoria, l'intelligenza, la creatività, l'immaginazione. Bisogna dire che il cervello conserva ancora oggi le tracce di questa lunga evoluzione proprio all'interno della sua struttura, vero professore? Sì, qui abbiamo il cervello più antico, quello dei rettili, che è alla base dei nostri movimenti istintivi automatici. Poi qui abbiamo la seconda parte del cervello, che è quella che è la sede delle nostre emozioni, delle nostre passioni, il sistema limbico. E qui al centro abbiamo una struttura che si chiama talamo, di cui parleremo più avanti. Che è una cosa intermedia. È un po' una cosa intermedia. E poi abbiamo quella parte esterna che è invece la neocorteccia, che è sede delle attività superiori dell'uomo. Ecco, c'è una cosa da dire che è poco nota, che questa neocorteccia, dove si annida l'intelligenza, eccetera, eccetera, è sottilissima in realtà. Certamente, non è tutta quella massa, ma è solo questo strato di circa 2 mm di spessore. È come un fazzoletto che avvolge il cervello con tutte le sue, esatto, varie circonzioni. Esatto. Senti, in questa prima puntata del nostro viaggio nel cervello abbiamo visto un po' le pagine gialle, per così dire, la geografia. La prossima volta andremo nel sistema limbico. Per vedere? Per parlare delle emozioni e dei centri del piacere. Allora, alla prossima volta. Di terremoti si è parlato moltissimo in queste settimane e noi non torneremo certo sulle immagini che sono state viste, sui problemi che sono stati sollevati. Ma ci è parso utile contribuire a far capire meglio un po' cosa è successo e cosa potrà succedere nel nostro paese dal punto di vista geologico. Cominciamo col vedere perché l'Italia è un paese così a rischio. Il nostro Paco Lanciano ha preparato qui, buonasera, dei modelli e vediamo subito qual è la situazione. Allora, questa è una fotografia del Mediterraneo vista dall'alto, da satellite, ma per capire perché avvengono i terremoti dobbiamo guardare sotto la superficie. Quindi cominciamo a togliere il mare. A scavare nel mare e ci accorgiamo che esistono delle spinte dall'Africa verso l'Europa e dall'Europa verso l'Africa. È come se queste due placche si stessero scontrando. Allora, dove passa la linea di confine fra queste due placche? Togliamo la superficie terrestre e vediamo quello che accade a 10-15 km di profondità. Esatto. Scopriamo questa linea di contatto fra le due zolle, che corre lungo questa linea, passa attraverso la Sicilia e la Calabria e corre lungo tutto lo stivale dell'Italia,
per poi scendere in Grecia e in Turchia. Quindi l'Italia è proprio attraversata da questa spaccatura che opera in profondità e che provoca i terremoti. Che è il punto di scontro fra queste due placche e che in particolare in questa zona risente dello spostamento del Tirreno verso l'Africa e dell'Adriatico verso l'Europa. È un po' come quindi se l'Italia si aprisse. Come se si stesse aprendo. Questo avviene in profondità, naturalmente. Vediamo qui su questo modellino appunto quello che succede a 10-15 km di profondità. Esatto, sotto la superficie ci sono una serie di tagli di questo genere che si chiamano faglie. In questa situazione di tensione può avvenire che improvvisamente un piccolo spostamento che noi amplifichiamo qua, che noi ovviamente abbiamo schematizzato, genera uno spostamento di pochi centimetri su una faglia che può essere lunga molti chilometri e questo genera le onde sismiche che noi conosciamo e quindi il terremoto in superficie. Questo assestamento poi continua attraverso le altre spaccature e genera quelle scosse di assestamento, questo sciame sismico di cui purtroppo si conoscono le conseguenze. Esatto, che in genere tende a diminuire come intensità, ma nel 5% dei casi è stato studiato in questa zona la seconda scossa può essere di intensità pari alla prima se non superiore. Ed è quello che è avvenuto. Bene, prima di continuare una piccola curiosità, in passato non si riusciva a registrare il terremoto, meglio le onde sismiche, perché, non ci si pensa, in realtà il pennino si muoveva solidale con il rullo di carta. Con tutto il sistema, se noi facciamo oscillare questo semplice modello ci accorgiamo che in realtà la linea è dritta. E allora si arrivò a fine 800 a capire che con un sistema di molle e di pesi, naturalmente più sofisticato di questo, nel momento del terremoto la massa tendeva a stare ferma, il pennino anche, si muoveva tutto il resto e si aveva la traccia che conosciamo. Ecco, questo principio è sempre stato applicato anche nei modernissimi sismografi come questo. Hanno molle e una massa, ma naturalmente hanno un sistema di amplificazione elettronico. E questo pennino riesce a registrare addirittura i terremoti che avvengono in Giappone. In Giappone, o anche quelli che possiamo generare in studio oscillando sulle ginocchia. Bene. La ricerca oggi può darci maggiori indicazioni su come limitare i danni che potranno provocare i futuri terremoti. Marco Wieselberg è andato a parlare con i maggiori esperti italiani per vedere che cosa si sta scoprendo. Ecco il suo servizio. La furia distruttiva del terremoto imperversa sull'Italia centrale, riproponendo con forza la domanda di sempre: come difenderci? Cosa può fare la scienza per evitare il ripetersi di immagini come queste? Ma la scienza può fare tantissimo. Le carte di pericolosità sismica danno appunto l'informazione per due operazioni di carattere che possiamo dire politico o civile. Una fornisce l'informazione su come costruire le nuove case. Se le nuove case rispetteranno le regole del buon costruire in funzione della categoria sismica nella quale verranno inserite, è molto probabile che potranno sopportare bene i futuri terremoti. Le carte in intensità macrosismica, invece, danno l'idea di dove i maggiori danni si verificano statisticamente e pertanto di dove lo Stato o il cittadino privato dovrebbe intervenire prioritariamente per rinforzare le vecchie costruzioni o per cambiarne la destinazione d'uso. Queste carte nascono dallo studio dei terremoti che hanno colpito il nostro paese negli ultimi 1000 anni, analizzati alla luce delle più moderne conoscenze geofisiche. Possiamo ad esempio chiedere al computer di calcolare dove dobbiamo aspettarci un terremoto superiore al 6° Mercalli nei prossimi 25 anni. Per le zone in rosso, il rischio è compreso tra l'80 e il 90%. Il pericolo di un terremoto catastrofico è più limitato, ma ci sono zone dove le probabilità restano comunque comprese tra il 15 e il 30%. Come usare queste previsioni? Non è assolutamente una stima che ci permette di dire il terremoto sta arrivando, questa è una previsione sismica. Queste sono delle informazioni che possono essere utilizzate soltanto a scopo di prevenzione sismica. Lavorare quindi sugli scenari dei terremoti prossimi venturi. Questa è la nuova frontiera della ricerca scientifica che, grazie a sofisticati modelli numerici, riesce a simulare come l'energia rilasciata da un sisma si propaga attraverso gli strati del sottosuolo e come muta di intensità con il variare della consistenza dei materiali che incontra.
Grazie allo studio delle fonti storiche e a elaborazioni come questa, il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti ha elaborato il Progetto Catania, il più avanzato piano di prevenzione concepito a livello europeo e forse mondiale. Il fine ultimo è quello di individuare gli edifici, le strutture, le infrastrutture da rafforzare in modo che possano resistere a un evento, a un terremoto, violento quanto il più violento che si è verificato nella storia. Il piano si prefigge di salvare la città di Catania da un terremoto identico per potenza distruttiva a quello che nel 1693 investì mezza Sicilia, mietendo oltre 100.000 vittime. Siamo già in grado di fare delle simulazioni molto realistiche, la faglia che si rompe, come le onde si propagano, gli effetti a cui danno luogo incontrando la superficie terrestre. Questa è la rappresentazione delle onde sismiche che investono la città. Contrariamente a quello che si crede, quando le onde d'urto passano da materiali compatti come la lava a strati soffici, subiscono forti accelerazioni che ne amplificano gli effetti distruttivi. Ma questo non è l'unico caso in cui il sisma aumenta di intensità. Un altro caso molto importante in termini di differenziazione del moto del suolo in superficie è la presenza di rilievi topografici tipo colline. Due sensori, posti uno alla base e l'altro alla sommità di un rilievo, registrano un sorprendente effetto frusta. Il sensore collocato alla base descrive un ampio movimento rotatorio, mentre quello della sommità registra un esasperato spostamento orizzontale. Il paragone dei due tracciati mette in luce tra l'altro che le scosse sismiche continuano a scuotere la sommità della collina, anche quando la base è ormai ferma. Un effetto questo tristemente riscontrato in tanti paesi italiani. La morfologia del terreno può quindi modificare drasticamente gli effetti di un terremoto. Lo studio di modelli tridimensionali permette di calcolare lo spostamento e la distribuzione delle forze all'interno di un rilievo. I colori rosso e azzurro, all'estremità della scala, rappresentano gli spostamenti positivi e negativi massimi cui il modello è sottoposto. Ed ecco il grafico che mostra gli effetti dell'amplificazione del sisma che il modello prevede per la zona di Catania. Questi dati offrono stime accurate che vengono incrociate con le informazioni strutturali dei singoli edifici. In questo modo sarà possibile progettare gli interventi indispensabili per rendere la città capace di resistere alla furia del terremoto. Ma quanto costerà consolidare una città come Catania? E sarà mai possibile estendere questi interventi al resto del paese? La comunità nazionale ha speso negli ultimi decenni cifre molto elevate per riparare danni da terremoti, per agire dopo l'evento nell'emergenza. Cifre che in lire di oggi sono dell'ordine dei 4-5 mila miliardi l'anno. Se queste cifre fossero state impiegate in un arco temporale sufficiente per rinforzare le costruzioni prima dei terremoti, ci saremmo risparmiati infiniti traumi, moltissime vittime e avremmo un territorio oggi più sicuro. C'è un momento molto importante nell'esistenza di una donna ed è il momento in cui dà vita a un altro essere attraverso il parto. È un evento molto atteso ma anche temuto per i dolori che accompagnano questo straordinario evento. Lungo tutta la storia dell'umanità, per migliaia e migliaia di anni, il parto è avvenuto in modo naturale, senza che esistessero anestetici o antidolorifici. Ma oggi le tecniche mediche mettono a disposizione molti strumenti per realizzare un parto indolore. Una di queste tecniche, forse la più indicata, è la cosiddetta epidurale, che agisce unicamente sulle fibre nervose del dolore senza interferire su altri sistemi. È un'anestesia, o meglio una analgesia, che viene largamente praticata in molti paesi, ma molto poco in Italia. Perché? È un argomento che interessa tutte le donne che progettano di avere figli, ma anche quelle che hanno attraversato questa esperienza. Giovanni Carrada e Olivella Foresta sono andati a vedere in che cosa consiste esattamente l'epidurale e quali sono gli ostacoli che rendono poco diffuso in Italia questo parto indolore. Vediamo.
L'inizio del dolore avverte la madre che il parto è imminente. Il travaglio dura in media dalle 4 alle 6 ore, ma può superare anche le 16 nel caso del primo figlio. E lasciare la donna sfinita, sia fisicamente che psicologicamente. Ma il parto non è un momento difficile solo per la madre, lo è anche per il nascituro. Nella madre il dolore del travaglio provoca un forte stress e quindi la liberazione di speciali ormoni. Tra questi c'è l'adrenalina, il cui effetto è quello di far diminuire l'afflusso di sangue alla placenta. Il feto riceve così meno ossigeno e il suo piccolo cuore batte più lentamente. Il dolore costringe anche a respirare più rapidamente, si altera così l'acidità del sangue e il rifornimento al feto si fa ancora più difficile. Sotto stress, nell'organismo materno si liberano anche ormoni cortisteroidi, il cui effetto finale è quello di diminuire la disponibilità di zuccheri, cioè di energia, per il feto. A risentire della carenza di ossigeno e di zuccheri, se il travaglio è lungo e difficile, può essere il cervello del bambino. Proprio per proteggere il cervello, infatti, è in alcuni casi necessario ricorrere al parto cesareo, che è un vero e proprio intervento chirurgico. Madre e feto sono ancora un organismo solo, e il benessere dell'una è anche il benessere dell'altro. Partorire senza dolore è possibile grazie a una speciale tecnica di anestesia locale chiamata epidurale o peridurale. Il trucco è quello di bloccare le fibre nervose che trasmettono le sensazioni dolorose al cervello, e solo quelle. Dopo una leggera anestesia locale, tra due vertebre lombari viene introdotto un ago nel quale è infilato un piccolo tubicino. La punta si spinge fino allo spazio ricco di tessuto grasso e vasi sanguigni che circonda la dura madre, il rivestimento più esterno del canale vertebrale, portandovi il tubicino. L'ago viene quindi rimosso. All'arrivo delle prime fitte dolorose, attraverso il catetere, si lasciano diffondere dosi molto basse di anestetico locale. L'epidurale blocca solo la sensazione di dolore e non interferisce con la fisiologia e l'efficacia del travaglio. La madre, infatti, è perfettamente cosciente e sensibile a tutto quanto sta avvenendo. Può muoversi, volendo può perfino camminare, ma soprattutto può percepire le contrazioni e spingere. In altre parole, mantiene il completo controllo sul parto. Attraverso la regolazione della quantità di anestetico somministrata, l'epidurale non solo controlla i diversi tipi di dolore che sono tipici delle varie fasi del travaglio, ma favorisce la dilatazione del collo dell'utero e migliora la regolarità della spinta, accelerando il parto stesso. È maschio veramente. Eccolo qua. È bello grosso per te. L'anestetico viene in genere somministrato ancora per qualche ora per controllare il dolore anche mentre viene estratta la placenta e viene praticata l'eventuale sutura del perineo. È così possibile fin dai primi istanti un contatto sereno tra madre e figlio. Il controllo del dolore rende più serena l'atmosfera in sala parto. E al nascituro, che non viene mai a contatto con l'anestetico, viene risparmiato un trauma psicologico i cui effetti possono farsi sentire anche per alcuni giorni. Il migliore stato del neonato è documentato dai risultati dei test sulla vitalità, che comprendono il controllo del battito cardiaco, della circolazione, della respirazione e del pianto, e da quelli neurocomportamentali che ne misurano il benessere neurologico, risposte agli stimoli, attenzione, irritabilità e anche la capacità di sorridere. In Italia solo pochi parti avvengono con l'epidurale, che in altri paesi è invece diffusa da molti anni. Tutte le donne infatti possono partorire con l'epidurale, tranne quelle con problemi di coagulazione del sangue o malattie infettive in corso. Perché allora in Italia l'epidurale è praticata così poco? Il problema è che nel nostro paese i medici anestesisti, che si sono sottoposti al lungo addestramento necessario per imparare la corretta esecuzione dell'epidurale, sono ancora pochi. Anche il personale infermieristico deve aver ricevuto un addestramento specifico e l'intervento deve essere eseguito in un ambiente ospedaliero dotato di tutte le attrezzature necessarie. L'epidurale è una tecnica delicata, ma se è ben eseguita, è estremamente sicura.
Purtroppo però solo pochi ospedali sono oggi in grado di offrire tutte le necessarie garanzie di sicurezza. In caso di errore nell'esecuzione, infatti, la madre può soffrire di forti mal di testa anche per alcuni giorni, oppure può perdere parte della capacità di spinta nelle fasi finali del parto, costringendo a un intervento strumentale, per esempio con la ventosa. La migliore garanzia è offerta da quegli ospedali che offrono il servizio di parto analgesia. Per la donna che vuole scegliere di partorire senza dolore, può essere quindi utile pensarci in tempo. Che cos'era la manna? La sostanza con la quale, secondo la Bibbia, il Signore nutrì gli israeliti in fuga dall'Egitto? Molto probabilmente la manna era la secrezione di un piccolo insetto, la trabutina mannipara. Come tutti gli afidi, la trabutina estrae la linfa dalle piante, ma se ne libera presto deponendo un liquido ricco soprattutto di zuccheri, ma contenente anche proteine e vitamine, la melata. La melata prodotta da questo insetto, che si nutre sulle tamerici, è a volte così abbondante da poter essere raccolta anche dagli uomini per nutrirsene. I beduini del Sinai la raccolgono ancora oggi e la chiamano appunto man. Se avete visto il cinema Jurassic Park o Il mondo perduto, vi sarete certamente chiesti se sia davvero possibile far rivivere dei dinosauri in laboratorio utilizzando le